A Roma una serata evento dedicata a Gino Strada e alla sua eredità con tanti artisti, amici e volontari di Emergency. Giuseppe Rizzo. È possibile un mondo senza guerra? La guerra c'è sempre stata, risponde qualcuno. Ma il fatto che la storia sia stata segnata da innumerevoli conflitti non dimostra che la guerra sia inevitabile. La convinzione tenace che un mondo senza guerra sia possibile, gli ideali e la concretezza di Gino Strada, che sognava la pace e la costruiva ogni giorno con gli ospedali di Emergency. Grazie Gino, continuiamo noi, è lo slogan scelto da volontari e artisti impegnati a portare avanti i suoi ideali. Nel leggere le parole di Gino c'è sempre molta concretezza e la percezione che lui aveva di cosa si potesse fare davvero in senso pratico e pragmatico. Quando va bene l'ospedale va bene, quando sei disposto a farci curare tuo figlio. Le interviste, i brani letti sul palco del Teatro Argentina di Roma, racconto di un mondo da curare che oggi più che mai si ostina a ripetere vecchi errori. Noi sulla porta a chiederci cosa ne sarebbe stato di lui senza più una gamba in un paese distrutto. Il messaggio rimane sempre quello di Gino, quello dell'abolizione delle guerre, quello del disarmo, quello della pace. Quello che dono è di farla franca. Con la sua vita Gino ha tracciato una strada molto precisa, l'idea che la guerra è sempre la negazione di tutti i diritti umani e per questo non va mai praticata. E ora la testimonianza di Irma Witowska, protagonista del film Cosa Nostra, nelle sale dal 5 maggio. Al TG1 parla delle affinità.